La sapienza della croce è un dono dello Spirito ed è presente in coloro che realizzano la beatitudine evangelica «Beati coloro che piangono». Quelli che piangono non soltanto per se stessi, ma nell'interesse soprannaturale dell'intera umanità. Quelli che condividono con Dio la cura dei destini del mondo. La gioiosità di tanti sofferenti che testimoniano il mistero pasquale di Cristo, che soffre per amore e trasforma lo stato negativo del dolore in fonte positivo di bene, è la migliore testimonianza della validità del messaggio cristiano. La sofferenza è una grande arte che si impara soltanto con l'aiuto della grazia divina alla scuola del Cristo crocifisso. Gesù non è soltanto l'esperto dei dolori, ma è il vincitore della morte, colui che ha dato alla sofferenza una finalità, un volto ed una voce precisa. Con lui il dolore diventa sacro, trasparenza della vita di Dio, conforto. Alla scuola del crocifisso, seguendo passo per passo, si impara a soffrire con amore, con fiducia, con pazienza. E il dolore diventa fecondo. Nasce la gioia di una nuova prospettiva. Ma per comprendere questa fecondità spirituale è necessario un occhio puro e un cuore che ama. Nel dolore che si offre, nulla va perduto. Tutto si tramuta in amore che si dona.